attività agonistiche quando qualcuno emerge, a parte il grande Charlie Gaul, ma anche Schleck, insomma, pochi ma buoni, sta andando forte. Pochi ma buoni, tra l'altro questi due, questi fratelli Schleck, sono figli d'arte, perché il papà è stato un discreto professionista, compagno di squadra di Luis Ocaña. Abbiamo visto intanto Ivan Basso con una bicicletta speciale da salita. Ormai quasi tutti i corridori, quelli che puntano oggi alla tappa, hanno biciclette che sfiorano i 7 kg. Ricordiamo che il limite è di 6 kg e 800 grammi. Pensate che quest'anno Gilberto Simoni è arrivato tardi ad un cronometro perché aveva la bicicletta che era sotto al peso consentito. Sono stati costretti a mettere dei pesi alla bicicletta. Non possono essere più leggere di 6 kg e 800 grammi le biciclette. Ivan Basso viene da Cassano Magnago, provincia di Varese. Nato nel novembre del 77, campione del mondo dilettanti nel 98, ma vi possiamo garantire che quando era dilettante Basso credeva di avere le caratteristiche per le gare in linea e non per le gare a tappe. Poi ha sviluppato una convinzione diversa col passare del tempo, grazie a Ferretti, alla Fassa Bortolo, ha cominciato a saltare il Giro d'Italia per dedicarsi al Tour. E lì è stata una marcia di avvicinamento al podio davvero apprezzabile. Fabretti, a te. Problemi di carattere fisiologico per Jan Urich, che si è fermato, poi ha fatto un pochino di dietro macchina, guarda caso ha scelto la macchina della CSC, si è avvicinato a Bjarne Riis, si sono salutati e Bjarne Riis lo ha guardato Jan Urich raggiungere poi la coda del gruppo. Come sta Jan? Buongiorno Bjarne. Non lo so io, meglio chiedere a lui. Ma a livello di pesi, di chili, come sta? Ma io ce l'ho la mia opinione, però non stanno tutti contenti quando io dico qualcosa su Jan, allora io sto zitto. Invece parliamo di Ivan Basso. Bjarne, oggi comincia la serie di salite che porteranno poi i corridori fino a Milano. Naturalmente, ha detto stamattina Ivan Basso, mi aspetto attacchi da una parte e dall'altra, da tutti. Ma attacchi arrivano sicuro, quello è una cosa che è normale, che arriva il attacchi. Comunque Ivan sta bene. Ma io spero di sì, vediamo dopo quanto sta, finora è andato tutto bene. Grazie Bjarne Riis, buon lavoro. Giovanissimo tifoso di Marzio Bruseghin con l'inconfondibile cappello, con le orecchie d'asino. Passa è uno dei pochi corridori che al posto del 39 adotta come moltiplica piccola un 36, e quindi si risparmia un po' di rapporti dietro. Quando c'ha un 11-21, 11-23 riesce a fare quasi tutte le tappe, quasi tutte, perché in questo Giro d'Italia già nella tappa di Saltara, poi nella tappa del San Carlo, i corridori hanno usato rapporti molto agili. Non parliamo della tappa di domani, perché quasi tutti i corridori saranno costretti a montare un 34-29, quindi un rapporto da mountain bike. È il finale pazzesco. È incredibile, veramente incredibile. Una strada che non c'era, hanno fatto dei miracoli gli amministratori del Plan de Corones, hanno creato questo strato, questo tappeto molto duro, una miscela di ghiaia e cemento che dovrebbe permettere ai corridori di arrivare fino in cima a Plan de Corones. L'ultimo chilometro ha delle pendenze che superano il 25%. E secondo me qualcuno, se sbaglia il rapporto, se non prende bene le misure, rischia di andare su a piedi e non scherza. Appuntamento imperdibile. Tanto vediamo domani le pulsazioni. E domani è una tappa da seguire, una tappa da non perdere. Ciclismo d'altri tempi. Hai detto, Davide, questo tappeto di marmo sbriciolato e cemento, però nel rispetto. Sì. Ecologico, non credo che poi penso che venga tolto. Ecco, verrà rimosso, verrà è bene rimosso. Puntualizzarlo, perché così come fecero l'anno scorso a Torino gli amministratori provinciali per la
colle delle finestre, venne tutta levigata, messa a posto, ma non ci fu un impatto ecologico negativo, assolutamente. E anche in questo caso è stato creato questo tappeto esclusivamente per far arrivare la corsa fin lassù, poi verrà rimosso. 5 km e 300 metri, questa rampa che comincia dalla cima del Furcia. Là dove scattò proprio l'atleta che vediamo inquadrato 2 anni fa, sul Furcia, Damiano Cunego fece la sua cavalcata verso la maglia rosa con il beneplacet di Gilberto Simoni, che allora era compagno di squadra. Fu proprio Simoni a dire a Cunego: provaci, e in 3 chilometri guadagnò 1 minuto e mezzo. Poi là davanti c'erano i fuggitivi della prima ora, compagni di squadra alla Saeco, Mazzoleni e Tonti. Quello fu un capolavoro tattico di Beppe Martinelli, però non bisogna dimenticare che fu anche in quel caso Gilberto Simoni a dire a Cunego: provaci, vai, e poi vediamo cosa succede. Successe che Cunego vinse il giro. E qui siamo su Bettini, il velocista di questo Giro d'Italia, maglia ciclamino, molto agile. Non è la tappa per lui oggi, un Bettini che ieri è stato veramente bravo, l'ho detto prima, è stato il McEwen della situazione. È riuscito a trovare la posizione migliore, è riuscito ad infilarsi in un varco, è riuscito a resistere alla rincorsa di Pollack, che ancora una volta è arrivato secondo. In 2 o 3 anni lui di secondi posti, parlo di Pollack, ne ha già ottenuti 7 o 8. Già superato l'abitato di Dro, 3.500 abitanti. Siamo lungo la riva sinistra del fiume Sarca, tra poco il lago di Toblino, dove c'è l'omonimo castello in cui anche soggiornò Benito Mussolini, e in questa zona viene prodotto un vinsanto passito con una speciale lavorazione sulle cosiddette arele graticole esposte all'aria qui del lago di Garda. 40 km al traguardo, sempre l'azione di Rubiano Chavez, corridore colombiano della Panaria Navigare. Il suo vantaggio è di 3 minuti. 40 km al traguardo, può partire la sigla. Per il gran finale, gentili telespettatori, 16ª tappa del giro con traguardo sul Monte Bondone, 1650 metri d'altitudine, gli ultimi 17 km e mezzo in salita, una tappa dura condotta dalla CSC che da 120 km è lì testa al gruppo assieme agli atleti della Sony e Duval. Da oltre 100 km c'è in fuga questo giovanissimo colombiano Rubiano Chavez, non ha alcuna speranza di raggiungere il traguardo. Chavez, parliamo nelle posizioni buone, comunque è stata una passerella interessante per un atleta che in molti non conoscono perché è un ragazzo molto giovane, è del 1984, è il primo anno tra i professionisti, tra i dilettanti è stato molto bravo, è andato all'attacco tutto solo, ha dimostrato coraggio, ha dimostrato buona volontà e adesso è lì in fuga con 3 minuti e mezzo, verrà ripreso, però è da applaudire per il coraggio che ha avuto in una tappa così difficile come quella di oggi. Previsioni del tempo parlavano di
pioggia, mal tempo lungo il percorso, invece per adesso non ci sono precipitazioni piovose, temperatura piuttosto rigida, siamo sui 10 gradi qui sul Bondone. Intanto il gruppo sta transitando ai 40 dal traguardo e come vedete il ritardo da Rubiano Chavez è di 3 minuti. Andiamo in corsa, Alessandro Fabretti, a te. Stavo notando che l'ammiraglia della T-Mobile di Rudy Pevenage si è fermata. Abbiamo visto il portellone posteriore completamente ammaccato. Sicuramente si è scontrato con qualche altra ammiraglia, però stiamo cercando di capire, io e Massimo Valeri, con quale, visto che le altre sono tutte a posto, quindi non vorrei che avesse preso un palo o qualcosa del genere. Boh. Adesso andiamo un pochino a verificare, poi chiederemo immediatamente a Rudy Pevenage. Questo è un momento in cui i corridori si portano dalle rispettive ammiraglie per mangiare, per prendere da bere, e comunque è un momento abbastanza rilassato. Si costeggia un ruscello alla nostra destra, mentre dall'altra parte, alla sinistra, un costone di montagna veramente ripido, completamente liscio, emozionante, molto molto bello. E purtroppo anche i direttori sportivi ogni tanto incappano in questi incidenti, sai, soprattutto quando le tappe sono abbastanza tranquille, quando vanno via i 25, 30, 35 all'ora, no? In ammiraglia ci può essere anche l'abbiocco, cioè il direttore sportivo può perdere un po' di concentrazione e a volte capitano anche questi tamponamenti tra le ammiraglie. Anch'io ne ho visti diversi quando ho seguito i Giri d'Italia in moto. In testa a testa, Savoldelli basso. Questo trattore dove è finito? In un canale, mi sembra. Deve essere un allevamento di trote quello lì, non lo so, perché quando sono andato a fare la ricognizione ho visto che c'erano diversi. Bravo, bravo, e questa è una zona proprio sì, di allevamenti di trote iridee. Lunga tradizione. Pubblicità per noi. Voilà. Oh, ecco fatto allora, il gazebo è ultimato. A memoria, il Monte Bondone è teatro di allenamenti per Gilberto Simoni. Già il 21 dicembre scorso, con un freddo cane, Gilberto Simoni, assieme ad alcuni appassionati, tra i quali anche Aldo Moser, fece una ricognizione sul Monte Bondone, salita ribattezzata Charlie Gaul. A 50 anni da quella fantastica impresa che permise a Charlie Gaul di conquistare la tappa e di conquistare il Giro d'Italia. Intanto Rubiano Chavez ha già superato il paese di Pietramurata, si avvicina a Sarche, ci troviamo sempre nella provincia di Trento, al traguardo mancano 37 chilometri. Andiamo in corsa con Alessandro Fabretti. Ancora non siamo riusciti a capire effettivamente con chi si sia preso Rudy Pevenage con la sua ammiraglia. Il gruppo continua a cercare borracce, è sempre un momento di attesa, lo definisco così, si aspetta cioè l'inizio dell'ascesa che poi li porterà fin sul Monte Bondone. È un gruppo che controlla, sono soprattutto le due formazioni, ancora CSC e Tony Duval Prodir, che stanno cercando di controllare la situazione. Si viaggia a un ritmo non particolarmente sostenuto, perché siamo intorno ai 35-40 massimo chilometri orari. Tra poco, quando riusciremo ad avvicinare Rudy Pevenage, sempre che riuscirà a rientrare in gruppo, Massimo, capace pure che non sia rientrato, mi rivolgo a Massimo Valeri perché noi non la vediamo, vi diremo qualcosa di più. Grazie Alessandro, sempre vicino ai 3 minuti il margine, ma lo tengono lì anche perché poi quando arriverà la salita il povero Rubiano avrà già nelle gambe oltre 140 chilometri di fuga. Davvero una faticaccia quella profusa da Rubiano Chavez. E dietro, come vedete, in questo tratto pianeggiante sono molto tranquilli, stanno parlando, disquisendo, corridori che cercano di arrivare solamente al traguardo, corridori che non hanno nessuna possibilità. Bagliani, lo vediamo adesso in maglia verde, potrebbe cercare di fare il risultato o comunque di piazzarsi nei primi 15. Adesso invece, come vedete, stanno cercando di organizzarsi anche le squadre degli uomini di classifica. Abbiamo visto un uomo della Liquigas, Dario Cioni, ma sono sempre i CSC che con grande tranquillità, che con grande serenità stanno conducendo un inseguimento nei confronti di Rubiano Chavez, che mangia, beve, cerca di alimentarsi, lui consuma a differenza degli altri.
Si è abbassata la temperatura qui in cima al Bondone, adesso siamo a 9 gradi centigradi. Forte vento, ma non piove. Vedete, anche gli appassionati sono coperti adeguatamente, anche con dei piumini. Uno come Rubiano Chavez, che è in fuga già da tanti chilometri, è in grado di consumare 700-750 calorie all'ora, mentre quelli del gruppo, che vanno molto più piano, consumeranno 400-450 calorie all'ora. Quel signore che era torso nudo è meglio che si copra alla svelta. O ha fatto la salita tutta, deve un po' smaltire la fatica, il calore, però sì, non è caldissimo qua sopra. Ah no, per niente. Non siamo ai livelli di Latuil, ma poco ci manca. Là pioveva oltretutto. E adesso la strada tenderà tutta a salire leggermente. Alessandro. Allora, giallo risolto. È stata la vettura della Bouygues Telecom che è andata proprio dritta contro quella della T-Mobile. La più classica proprio delle tamponate, come diceva anche Davide Cassani, per la bella ammiraglia della T-Mobile, problemi insomma abbastanza consistenti nella parte posteriore. Per quanto riguarda invece la vettura della Bouygues Telecom, solo la perdita della targa anteriore. Comunque niente di particolare, tutto a posto, Rudy Poverage ci ha sorriso, quindi si può andare avanti. Velocità 49 km all'ora, probabilmente adesso siamo in un tratto in leggerissima discesa. Adesso bisognerà salire fino a Vezzano, si arriverà a 500 metri sul livello del mare, in questo momento si trovano a 258 metri sul livello del mare, sto guardando qua in telemetria quel che sta facendo Bagliani adesso sta andando a 92 pulsazioni al minuto ed è a 250 metri sul livello del mare. Il lago di Toblino. Molto bello. Ottocento metri di larghezza, profondità massima 14 metri. Ed è unito al lago, un altro lago, l'ennesimo, si chiama Lago di Santa Massenza, tramite un canale. Acque pescose e bacino idroelettrico che alimenta la centrale di Torbole. Vediamo il lago di Toblino. Qui ci sono gli allevamenti a pochi chilometri, sì. E qualche trota degli allevamenti, grazie alla Federazione Pesca, viene immessa anche nei laghi naturali. Silvio Martinello, ci sei? Ci sono, Auro, sono qui in coda al gruppo, i corridori continuano naturalmente questa non lentissima, a dire la verità, perché il gruppo marcia ad una velocità superiore ai 40 orari, avvicinamento alla fase finale di questa importantissima tappa. Dopo che è uscita così una nota così di colore, dopo che è uscita la foto di Garrido su un importante quotidiano sportivo che portava 16 borracce, sembra che tutti, molti corridori in gruppo stiano tentando di battere il record. Infatti vedo corridori carichi di borracce come nella mia insomma non corta carriera da professionista non ho mai visto, sinceramente. Evidentemente Garrido ha lanciato una moda e ora sono in molti che stanno tentando di copiarlo. No, non fa caldissimo, infatti anche questa è una nota strana, però evidentemente conta il numero delle borracce che si riescono a portare. Ho capito. Secondo me però prima dell'ultima salita cercheranno di alleggerirsi con tutta quest'acqua, con tutte queste borracce. Su questo non c'è dubbio, butteranno via tutto quello che potranno buttare. Castel Toblino, con la sua torre e le mura merlate. Valico del Monte Bondone.
Quindi anche oggi andremo così a controllare il tempo, andremo a controllare la media dei corridori, abbiamo detto già più volte, 17 km e mezzo, un dislivello di 1375 metri. Di fatto non si entrerà nella città di Trento, la si costeggia, si arriva in località Montevideo e lì svolta a sinistra e inizio della salita. Esatto. Lauzun, poi Voigt, poi Inigo Cuesta e poi Carlos Sastre. Cuesta e Sastre sono i due uomini più importanti per quanto riguarda la salita per Ivan Basso. Sastre ha fatto un lavoro straordinario nella tappa della Maialletta, Cuesta è stato molto bravo invece sul Colle San Carlo. A parte che Sastre è un corridore che è arrivato nei primi 10 al Tour de France, un corridore che è arrivato secondo l'anno scorso alla Vuelta di Spagna, è uno scalatore puro, è un corridore che all'ultimo minuto è stato convocato da Bjarne Rissa in questo Giro d'Italia. Non doveva prendere parte alla Corsa Rosa, poi probabilmente Bjarne Rissa si è accorto dell'ottima condizione di questo ragazzo e lo ha portato e ha fatto bene. Due minuti e 25. Ancora 12 chilometri. Giovanni Lombardi, il suo lavoro finirà tra 12 chilometri. 3 anni fa Giovanni Lombardi era indeciso se continuare o no nel professionismo dopo l'esperienza alla T-Mobile. Aveva aperto un negozio di scarpe a Madrid, di fatto ha trasferito la sua residenza da Pavia a Madrid, poi ha incontrato Ivan Basso, tra i due c'è stato feeling ed è preziosissimo Giovanni Lombardi, classe 1969. Abita nel centro storico di Madrid, non so come faccia ad allenarsi, deve fare sempre 10-15 km nel traffico per uscire in allenamento. Ma Madrid è Madrid, sì. Campione olimpico tanti anni fa a Barcellona nell'individuale a punti 1992. Fabio Casartelli nella prova su strada, Lombardi su pista. Poi 4 anni dopo fu la volta di Silvio Martinello. Comincia a diventare un po' più pesante la pedalata di Rubiano Chavez, anche perché qui la strada comincia a salire, il vantaggio sta diminuendo, il ritmo sta lentamente aumentando, il ritmo del gruppo. Eccolo qui intanto Rubiano Chavez, corridore colombiano nato a Bogotà, da diversi anni in Italia, risiede nelle Marche. Ha corso per una squadra marchigiana, Calzaturieri di Montegranaro, e quest'anno passato professionista con Bruno Revolveri nella Ceramica e Panini. Un sesto posto nel Gran Premio Industria e Commercio di Larciano, decimo posto al Giro dell'Appennino. Già due buoni piazzamenti per un corridore molto giovane al primo anno nei professionisti. Nessun'altra squadra negli ultimi 100 chilometri ha dato cambi alla CSC e alla Sonia Duval. Quindi gli altri antagonisti, da Cunego a Di Luca, allo stesso Gutierrez, non hanno proposto uomini nell'avanguardia del gruppo. Hanno cambiato tattica, anche la Discovery non si è vista, però Savoldelli è stato molto realista, alla partenza ha detto: io su queste salite dovrò difendermi. Sai, ha preso un paio di bastonate Savoldelli, sia sulla Maialletta che sulla Colle San Carlo. È stato molto bravo a cronometro, straordinario nella prima tappa, quella che gli ha permesso di indossare la prima maglia rosa. È stato molto bravo anche nella tappa di Pontedera, ma sinceramente in salita quest'anno non è stato all'altezza dello scorso anno, quando riuscì a vincere la tappa di Zoldo Alto, quando riuscì a fare una grande tappa a Ortisei e riuscì a difendersi molto bene anche nella
nella tappa del Sestriere. E quattro anni fa, Davide, poco lontano da qui, proprio a Passo Coe, e di fatto vinse il giro quando ci fu la crisi di Evans. Bravo. Savoldelli non si aggiudicò la tappa, ma di fatto tra gli uomini di classifica fu quello che reagì meglio, e prima di Passo Coe c'erano altre asperità, il Montevelo che è proprio vicino a Santa Barbara, e... sì. Quindi un Savoldelli che evidentemente sta soffrendo per problemi di allergia, perché in salita obiettivamente aveva dimostrato gli anni scorsi di poter reggere il ritmo dei migliori. Alessandro Fabretti, a te. Liberty Seguros Wirt con Marino Lecarreta. Buongiorno Marino. Due uomini, due italiani, Michele Scarponi e Giampaolo Caruso. Michele Scarponi è stato sfortunato nella prima parte di questo Giro d'Italia, ma adesso ha promesso che darà battaglia. Così, come sta Michele? Buongiorno, io penso che sta bene. Speriamo questi giorni come si trova, ma lui fino adesso è andato abbastanza bene. Ragazzi, noi non ci siamo, ha perso nel tempo e momenti... Ovvero... Bonnet, Algan e Poilvet stanno rientrando in coda al gruppo, ormai pochi chilometri all'inizio della salita del Bondone, e stanno avanzando anche le formazioni Fonac e Quickstep. Eh sì, Fonac che stanno lavorando tutti quanti per Gutiérrez Catalunya, questo spagnolo, questo ragazzone di 78-79 kg, secondo nella classifica generale, potrebbe difendersi oggi in una salita così. E a proposito di ragazzone, diamo il benvenuto qui accanto a noi a un talento del nostro ciclismo, il veneto Alessandro Ballan, che milita nella Lampre Fondital, non è presente al Giro, farà il Tour, è stato grande protagonista nelle classiche di primavera. Alessandro, ti piace questo Giro? Beh, sicuramente è un bellissimo Giro da vedere in TV, emozionante, spettacolare. E è bello, c'è un fortissimo basso. E vedremo se oggi saprà riconfermarsi, è una bella tappa anche oggi. Tanto il nostro Belli qui sul traguardo, anche egli ben appassionato. Deluso Alessandro da Damiano, dal giro di Damiano Cunego, tu che sei il suo compagno di squadra? Beh, non si può parlare di delusione, lui ha dimostrato di andare, forse non è al 100%, comunque con un basso così era inevitabile un secondo posto. Spero che possa dimostrare qualcosa di più quest'ultima settimana e di fare qualche bel risultato, magari di portare a casa una tappa. Grazie ad Alessandro Ballan. Grazie se a voi. Fa piacere puoi restare qui in modo da seguirti in diretta questo gran finale. Alessandro Ballan ha vinto quest'anno il trofeo Laigueglia. Intanto gruppo compatto con la CSC scatenata in testa al plotone. Vi dicevo di Ballan, trofeo Laigueglia, poi piazzamenti alla Tirreno Adriatico, il suo scatto poderoso sul Poggio con Filippo Pozzato, bravissimo anche al Giro delle Fiandre, alla Parigi-Roubaix, davvero un corridore del quale sentiremo parlare anche in futuro. Modesto, bravo, ha avuto difficoltà nel passaggio al professionismo, adesso grazie alla sua dedizione, al suo talento, potrà diventare un grande di questo sport. Penso proprio di sì. Nel frattempo è cominciata la discesa che porterà la tappa all'imbocco del Monte Bondone. Una discesa molto veloce, molto bella. Ancora pochi chilometri, adesso c'è questa galleria. Da Cadine alla località Montevideo, anche lì tunnel breve. Finito il tunnel, svolta a sinistra e poi sarà Monte Bondone, 17 km e 400 metri, non finisce mai questa salita. È lunga, molto lunga, tanto hanno preso la corsia di sinistra, è stata chiusa questa superstrada proprio per permettere ai corridori di affrontare meglio l'imbocco della salita del Monte Bondone. Siamo ormai a 20 km dall'arrivo, 3 km in discesa e poi salita. Vedete adesso la lotta per le posizioni. Abbiamo visto Bettini lavorare per Garate, abbiamo visto diversi corridori della Fonac che stanno cercando di portare davanti Gutiérrez, abbiamo visto Cunego. Beh, gli uomini di classifica naturalmente sono tutti lì davanti. In fondo, là in fondo c'è Trento.
adesso evitano quella galleria destra perché hanno preso la corsia di sinistra. Qui si va su veloci, si va giù veloci. Comunque la strada è molto molto bella. Questa zona si chiama Bus de Vela, angusto passaggio tra due pareti di roccia. Bus buco, buco della vela. C'è anche Savoldelli. Ecco il manichino. Eccoli qua. Questo è il tratto che Ivan Basso detesta, eh? La discesa per lui. Per oggi è infatti asciutta. Si mantiene lì davanti. Sì. Per ragioni di sicurezza. Ancora pochi minuti, poi comincerà la salita dedicata a Charlie Gaul, il bondone. -12 gradi la temperatura qui in cima, ma vi assicuriamo che la percezione è nettamente inferiore, c'è un vento freddissimo. Lo sentiamo noi dalla postazione, figuriamoci i corridori. Ci siamo. Signori, comincia la salita del Monte Bondone, 17 km e mezzo all'arrivo. Azzerati conta chilometri, mi riferisco sia a Alessandro Fabretti che a Silvio Martinello. È Giovanni Lombardi con Jens Vogt. Poi Gustav. C'è anche Jan Ulrich lì. E lì Ulrich. Magari fa il test sul bondone oggi, Kaiser Jan. Garate, Bettini che ha lavorato per il compagno di squadra Garate. Adesso andremo a vedere chi si porterà il comando, se ci andrà Sastre, se ci andrà Inigo Pellizzotti. Aumenta il ritmo Paolo Bettini, che controlla di avere Garate a ruota, il suo capitano, 17° in classifica. Sembra che l'abbiano già presa piuttosto rapida questa salita. Eh sì, l'hanno presa di petto. Adesso ci sarà una selezione da dietro, tra poco, tra un chilometro o due, saranno solamente i 50 i corridori davanti. Vedete i corridori che si spostano. Quelli che hanno già lavorato, che hanno tirato tantissimo. Si è spostato Gomez della Sonia Duval. Voigt, Gustav, poi c'è Inigo Cuesta e poi c'è Ivan Basso. Quello è Danilo Di Luca al fianco del campione spagnolo Garate. E Vladimir Belli anche. Parte in classifica. C'è anche Ghisalberti, corridore giovane, lo vediamo proprio qui in basso sul teleschermo, con la maglia Milram bianco-azzurra. E il numero 203. Ottimo il ritmo di Voigt. E vedete che dietro a Basso c'è Sastre. La classica salita di rapporto questa. Coloro che riescono a mulinare i rapporti più duri alla fine riescono a fare la differenza. È una salita dove possono salire i 22, 23 all'ora. Si è staccato Iliano, eccolo qua. Andiamo da Fabretti, Alessandro. Stavo controllando i corridori gregari di coloro che probabilmente saranno protagonisti. La team CSC ha già perduto Sørensen, Blauson, Julic e Lombardi, che hanno lavorato tantissimo nei chilometri precedenti, mentre la Liquigas ha perduto Dario Andriotto, la Sonia Duval, Prodire, Lobato, Masur e Olsen. Tra poco risaliremo, cercheremo di guadagnare posizioni e di recuperare il gruppo. Sempre Voigt, poi Gustav, c'è Gutierrez. Come vedete adesso sono già 50 i corridori. Tattica alla Armstrong, anche fuori classe americano, schierava i propri compagni, ritmo alto e selezione naturale. Si stacca subito Fortunato Bagliani. Andiamo da Silvio Martinello, te Silvio. Sì, Auro, noi abbiamo iniziato la salita, siamo una trentina di metri davanti al gruppo, da un chilometro e 200 metri, il ritmo lo state vedendo imposto dalla CSC, è un ritmo notevolissimo. Anche Paolo Bettini ha portato avanti Juan Manuel Garate e poi si è spostato e credo che si sia già staccato. A voi la linea per il momento. Grazie. Mamma mia. Fa già male qua questo stanno ritmo. Andando forte, forte. Paolo Savoldelli tiene abbastanza bene, ma qui ogni 100 metri se ne staccano due o tre. Selezione da dietro, perché con un ritmo del genere è impossibile scattare. Poi chi vuol vincere la tappa cercherà di andarsene, se ce la farà, a 4, 5, 6 km dal traguardo.
Gomez, poi abbiamo visto Vanotti, Patrick Calcagni, adesso la nostra moto risalirà per tornare sui protagonisti. Fabretti, a te. Sto risalendo anche io, siamo rimasti bloccati perché avevamo scelto una parte per cercare di recuperare, siamo stati proprio fermati letteralmente, quindi adesso cerchiamo di recuperare nuovamente. Ho visto poco fino a questo momento. Tra un po' si sposterà Foyt, potrebbe entrare in azione Gustov e poi Nigo Cuesta, e se ci sarà bisogno Carlos Sastre, che per il momento si mantiene a ruota di Ivan Basso. Arriva conferma, eccolo qua, di quello che ci aveva detto Silvio Martinello. Bettini ha lavorato inizialmente, sì, per Garate, e poi proseguirà il proprio passo sino in cima. Potrebbe andare anche più forte Bettini, ma non ha senso, non è in classifica e quindi è meglio arrivare con 10 minuti piuttosto che con 3 o 4. Sembra buona la pedalata di Damiano Cunego, sono in due della Selle Italia, Serpa e Belli, li vediamo affiancati. Qui è Carlos Sastre con Gutierrez. Andrea Fusco, a te la linea. Il tema è ovviamente se si riuscirà a riaprire il discorso del Giro d'Italia, e lo affronteremo anche con uno dei protagonisti di 50 anni fa di questo Monte Bondone, vale a dire con Aldo Moser, ma avremo davvero tanti altri ospiti, tra l'altro anche le due medaglie d'oro di Torino, Anesi e Cristian Zorzi. A te, Auro. Ormai Foyt non ce la fa più, Simoni molto concentrato, la pedalata mi sembra ancora buona, molto agile anche quella di Danilo Di Luca. Ecco, vedete, Foyt adesso si staccherà. E c'è Mattias Kessler della T-Mobile, quindi l'apparizione di Ulrich è stata fugace, non era un test. Attenzione, per lui. Che vediamo, è Serpa. Deve essere proprio Serpa. Sì, partito bene, ma un po' lontano dal traguardo, però generoso. E Gianni Savio è dall'inizio del Giro d'Italia che ci comunica delle qualità di questo ragazzo colombiano. Dunque Serpa all'attacco, Fabretti a te. E intanto il primo nome a perdere contatto dal gruppo maglia rosa è quello di Michele Scarponi, mentre Paolo Savoldelli non potrà contare sull'apporto di Danielson, già arretrato della Liberty Seguros Wirt. C'è dunque il solo Giampaolo Caruso, mentre da Discovery Channel insieme con Paolo Savoldelli c'è il compagno di squadra Rubiera. Non c'è Danielson, ripeto. Questo è il primo nome un certo interesse, parliamo degli uomini di classifica. Si è spostato anche Gustov e quindi adesso dovrebbe essere andato in testa al gruppo Inigo Cuesta, mentre davanti c'è José Serpa, 27enne. Inigo Cuesta con Ivan Basso, vedete Basso sta parlando con un suo compagno di squadra. Vediamo, tanto c'è anche Perez Quappio. Finalmente anche Perez, lo vediamo lì con i migliori. Luca ha sempre avuto doti eccelse in montagna. Serpa, questo colombiano che è stato molto bravo anche in pista, è arrivato sesto in un campionato del mondo del quartetto, quest'anno ha vinto un paio di tappe al Giro della Malesia, Tour de Langkawi, ha vinto anche la tappa più difficile, quella con arrivi in salita. È partito bene, mi sembra che adesso però stia un po' pagando lo sforzo. Non dimentichiamoci che questa salita misura 17 km, lui è scattato dopo due. E sentiamo Alessandro Fabretti, quanto hanno percorso, Alessandro? No, fino a questo momento hanno percorso esattamente 3 km, infatti mancano 15 km almeno per il gruppo della maglia rosa all'arrivo. Stavo cercando di fare una lista dei corridori facenti parte di questo gruppo, quindi tra poco dovrò una visione più completa, vi richiederò la linea. In questo momento però Luca Mazzanti della Panaria Navigare si pianta e lascia il gruppo. A voi. Calo di condizione per Mazzanti, che era stato bravissimo a passo lanciano. Niente da fare, non riesce a guadagnare. José Serpa adesso ha messo anche un rapporto un pochino più agile, eccolo lì Savoldelli, abbastanza indietro. Con ancora una trentina a comporre il gruppo maglia rosa, non riesce ad aumentare, anzi perde qualcosa, Serpa. Inigo Cuesta. C'è Gutierrez, c'è Di Luca, c'è Cunego, tira lungo, deve essere ancora Pacivila. C'è Piepoli, c'è Pellizzotti, Garate, Ghisalberti, Savoldelli,
c'è anche Andrea Noè della Liquigas. Sella, c'è anche Gattuso, corridore francese della Age Desert, è stato bravo nella tappa dell'Aquila. Generoso ma troppo anticipato questo attacco di Serpa. Poi indietro Savoldelli. C'è anche Victor Hugo Peña, sempre della Fonac. È messo abbastanza bene in classifica, è undicesimo. A 11 minuti però. Caruso ormai è a over the top. Dici? È tutta, eh? Sì, abbastanza. Adesso qui c'è un tratto un pochino più facile. Sai, quando le pendenze sono del 7-8% come in questo tratto, come dice Davide Cassani, si può star bene anche a ruota. Risparmi 4-5 pulsazioni, risparmi qualche cosa, e quindi è importante avere corridori davanti. Il vento, anche i 22-23 all'ora, un po' lo sento, un po' da fastidio. Qui siamo in località Sardagna. Siamo a 560 metri sul livello del mare. Ancora bella la pedalata di Cunego. C'è Bruseghin con lui. C'è Paci Vila che però mi sembra un po' troppo arretrato. C'è anche Schmidt, il polacco, sempre della Lampre. E c'è anche Ardila che l'anno scorso fu molto bravo nella tappa del Col delle Finestre, ma quest'anno non siamo ancora riusciti a vederlo davanti. Adesso anche Danilo Di Luca per adesso sta tenendo con una certa semplicità. C'è Finkin con il numero 32, che è Sdeparnia. Nulla da fare per Serpa, non guadagna. Con un ritmo del genere gli scatti sono impossibili, anche perché poi mancano ancora 13-14 km all'arrivo. Vedete che Serpa è partito un po' troppo presto e viene raggiunto dal gruppo Maglia Rosa. Rientra nei ranghi José Serpa. Sempre basso a comandare con due uomini. Carlos Sastre, Inigo Cuesta. Ecco Peña con il numero 146. Poi Perez Quapio, gruppo compatto. La salita più o meno è tutta così, 7-7,5-8%. Ci sono sì tanti tornanti, molti dei quali però danno la possibilità ai corridori di respirare, perché la strada spiana leggermente, quindi hai la possibilità in questi tornanti di alleggerire un po' i pedali. Franco Pellizzotti sta parlando con Belli, il direttore sportivo Vladimir Belli. A te Alessandro. Ho cercato di dare un'occhiata un pochino alla composizione di questo gruppo, probabilmente qualcuno ne avrò perduto perché ancora fanno parte 30-35 unità. Allora, per quanto concerne la Discovery Channel, Savoldelli e Rubier, la Je de Serga 3 della Bouygues Telecom non ho visto nessuno, della Cas de Pagne, Effingham e Perez, della Panare a Navigare c'era Mazzanti, adesso c'è invece, è rimasto solamente Sella. Della Cofidis non ho visto nessuno, da Credit Agricole tre uomini, Bellotti, Bocianov e Algan. Per quanto riguarda la Euskaltel, Euskadi, Flores e Lopez, la Française de Jeux, Sandy, Casar, che sta dunque cercando di tenere duro anche se nelle ultime posizioni, la Lampre Fondita, le forte di quattro unità, Cunego, Bruseghin, Schmid e Vila. Della Liberty Seguros Wirt Caruso, della Liquigas Di Luca un pochino in difficoltà, l'ho visto nei primi chilometri di questa salita, poi Noè Pellizzotti, della Fonac Gutierrez, della Quickstep Energetic c'è Karate, della Rabobank c'è Ardila che sta dunque recuperando dopo i primi giorni difficili, la Sonier Duval Prodir con Simoni un pochino più appesantito Piepoli, della Selle Italia di qui Giovanni, Belli che sta molto bene e Serpa che sta rientrando dunque nei suoi ranghi, quindi Basso, Sastre, Gustav del team CSC, della Mirram c'è come avete detto voi Ghisalberti, della T-Mobile Davis. Questi mi sembrano gli uomini facenti parte del gruppetto di testa. Sì, sono due della Fonac, Alessandro, c'è anche Victor Hugo Peña e adesso è proprio alle spalle di Vladimir Belli. Prova a recuperare intanto Jan Ullrich, che però ha perso contatto dal gruppo dei migliori. Vediamo quanto è il distacco.
È una trentina di secondi. Ho l'impressione però che voglia tenere duro Uri, che vuol fare dei test personali. Sta allenandosi, c'ha l'SRM, sta controllando il wattaggio, sta controllando le sue pulsazioni. Attenzione perché adesso Piepoli si è portato al comando, probabilmente Gilberto Simoni gli ha consigliato di aumentare leggermente la velocità, velocità che è intorno ai 20 all'ora. Vincitore della tappa di La Tuile dunque oggi fa il gregario a Gilberto Simoni. Adesso la velocità è di 23 all'ora, per dirvi che Caruso sta andando a 23 all'ora, mentre Bagliani che si è staccato sta marciando ad una velocità di 16 km all'ora. Adesso Ivan Basso, fase di controllo. Silvio, a te. In effetti questa accelerazione di Leonardo Piepoli ha fatto sì che si staccasse questa Lopez della CSC che aveva lavorato in questi primi chilometri di salita. Intanto siamo al chilometro 5600 e c'è Leonardo Piepoli scatenato veramente in testa al gruppo che su comando, su indicazione di Gilberto Simoni ha imposto questa andatura molto molto aumentata rispetto al ritmo che aveva imposto Ivan Basso. Erano in 36 ma si stanno selezionando. Fabretti, a te. Ardila sta perdendo contatto, stesso discorso per Ghisalberti, niente da fare per Rubiera, soprattutto in difficoltà grandi come dall'inizio di questo Giro d'Italia Danilo Di Luca, che è in coda al gruppo ma sta perdendo la ruota, l'ultima Eccolo. Ruota buona che è quella di Bocciaro. Danilo non ce la fa proprio, vedete, cerca con l'agilità di salvarsi ma il suo passo è decisamente inferiore rispetto a quello degli altri. E anche Savoldelli mi sembra che stia scivolando all'indietro. A te Alessandro. Anche, sì, anche Savoldelli, attenzione perché ha perduto contatto anche Damiano Cunego, il ritardo degli uomini Lampre Fondital pilotati da Marzio Bruseghin, dietro c'è Damiano Cunego, ancora più dietro Paolo Tiralongo, è di una ventina di metri, sta cercando Marzio Bruseghin in grande condizione di riportare il suo Damiano Cunego, ma Damiano non riesce nemmeno a tenere la ruota di Marzio Bruseghin, perde addirittura la ruota di Marzio Bruseghin, gli chiede di rallentare leggermente, niente da fare dunque per Damiano. Niente da fare. Nel frattempo vogliamo ringraziare i controllori di volo dell'aeroporto di Trento, mentre adesso vediamo Bruseghin che sta cercando di salvare Damiano Cunego che non ce la fa proprio, vedete, nettamente in crisi Cunego, mentre adesso si è portato al comando Sastre con Basso a ruote e Gilberto Simoni agganciato praticamente al tubolare della maglia rosa. Silvio, a te. Sì, in grande difficoltà anche Franco Pellizzotti ed Emanuele Sella che non riescono in questo momento, si trovano tra il gruppetto della maglia rosa che sono rimasti circa una decina di corridori e il gruppetto invece dove sono sia Damiano Cunego che Danilo Di Luca, in mezzo Franco Pellizzotti ed Emanuele Sella che stanno tentando con i denti proprio di rimanere attaccati. Vorrei segnalare la presenza di Vladimir Belli, signori, Vladimir Belli classe 1970. Non riusciva a trovare un contratto nell'inverno scorso, gli ha dato fiducia Gianni Savio ed è ancora lì a lottare come un leone, il bergamasco Vladimir Belli. E potrebbe addirittura balzare al terzo posto della classifica generale. Intanto rivediamo queste immagini con Sastre, con Simoni che mi sembra che oggi stia pedalando meglio rispetto agli altri giorni, almeno l'impressione che abbiamo noi è questa, pedala invece molto molto male purtroppo Damiano Cunego. È appesantita l'azione di Damiano, questo è Carlos Sastre, spagnolo, compagno di squadra di Basso, poi c'è Gilberto Simoni, rimane sempre presente Gutierrez, eccolo qua della Fonac, poi Vladimir Belli, Leonardo Piepoli. C'è anche Gatré, questo giovane francese campione nazionale di ciclocross, un peso piuma, eccolo lì. E poi c'è Caruso. Ed è Lopez, quello con la divisa arancione della Euskaltel Euskadi. Altra maglia arancione, quella della Panaria, del messicano Julio Alberto Perez Quacchio. Alessandro, quanti chilometri avete già percorso in salita? Abbiamo percorso 7 chilometri esatti della salita, adesso è sempre Carlo Sastre che fa ritmo mentre sta cercando di rientrare Perez della Casa de Pagne Isole Baleari con rapporto lungo, sta recuperando l'ultima ruota buona del gruppo dei migliori che è quella di Giampaolo Caruso, lo sta per fare, lo fa in questo momento, dunque rientra anche l'uomo Casa de Pagne mentre un pochino più in difficoltà
Franco Pellizzotti insieme con Emanuele Sella, che hanno perduto invece una cinquantina di metri, dunque del gruppo della maglia rosa. Adesso c'è anche lui, c'è Perez. Molto bravo Caruso, Caruso che sta cercando con i denti di tenere la ruota dei migliori. Qui siamo su Emanuele Sella, il salvaneo, almeno 50 tifosi per lui qui sulle rampe del Monte Bondone. Vorrebbe cercare di agganciarsi al gruppo maglia rosa, ci sta provando con tutte le sue forze al pari di Franco Pellizzotti. Andiamo da Silvio Martinello, questi è Pegna. Sto salendo Auro con il gruppettino di Damiano Cunego, vi segnalo che Paolo Savoldelli è ancora con lui, invece si è staccato da questo gruppettino Danilo Di Luca, non ce la fa più, mentre stanno raggiungendo davanti a loro ormai una trentina di metri Franco Pellizzotti ed Emanuele Sella. Adesso la velocità è leggermente calata, vedete che i corridori non sono più in fila indiana, Basso sta controllando, anche Simoni mi sembra che abbia la possibilità di poter fare qualcosa di meglio, la stessa cosa per Gutierrez, il corridore spagnolo. Siamo ormai a 10 km dall'arrivo, abbiamo già superato i meno 10, qui siamo invece su Sella Pellizzotti e qui sì, invece siamo sul gruppetto di Damiano Cunego. Segnalato a 20 secondi, quindi ha perso contatto sì, ma non è alla deriva, anche perché la salita, ripetiamo, non è durissima. Se uno riesce a trovare il proprio passo, perde qualche secondo al chilometro, non di più. Non è crisi nera, si no. È semplicemente staccato Damiano Cunego con Savoldelli dopo l'accelerazione di Piepoli. Sì, non riesce proprio a tenere il ritmo di questo gruppetto. Ce la fa invece Caruso, riesce a stare con i primi anche Perez, Francisco Perez. Silvio, a te. L'andatura nel gruppetto maglia rosa è leggermente diminuita, ne sta approfittando Paolo Savoldelli che insieme a Rubiera sta seguendo appunto la ruota del compagno di squadra che sta imponendo un ritmo leggermente più veloce rispetto a prima e si stanno avvicinando lentamente, ma si stanno avvicinando al gruppetto della maglia rosa. Eh sì, anche Basso evidentemente non può chiedere troppo a Sastre. Deve controllare, ha un vantaggio talmente elevato che l'unica cosa che deve fare è proprio andare con riserva. Se ci sarà qualche attacco potrebbe anche reagire, ma è ancora presto. Un corridore come Simoni vuole assolutamente vincere la tappa e se ha le gambe scatterà negli ultimi 3-4 chilometri. Nel frattempo però Piepoli si è spostato, si è messo adesso in quinta posizione e adesso ci sono 10 uomini mentre sta un po' facendo fatica Francisco Perez e difatti vedete che è calato il ritmo degli uomini al comando e Savoldelli sta recuperando un po'. Gran lavoro di Cecio Rubiera, lo vediamo con il numero 8 davanti a Paolo Savoldelli, stanno rientrando su Pellizzotti, Pegna ed Emanuele Sella. Silvio, a te. Rientrati in questo momento sui tre che hai appena citato, mentre da loro si è staccato Damiano Cunego con i compagni di squadra. L'accelerata e il ritmo che è sostenuto, che sta imponendo Rubiera, evidentemente è troppo veloce per la condizione attuale di Damiano Cunego. Fabretti. Proprio per questo motivo, cioè il ritmo del gruppo maglia rosa troppo basso, proprio per questo motivo Gilberto Simoni ha chiesto al suo compagno di squadra Leonardo Piepoli di andare avanti per imporre ritmo importante. Così sta facendo il forcing di Leonardo Piepoli lì davanti, sta cercando di allungare su coloro che lo inseguono. Eh sì, difatti vedete Simoni ha chiesto un'altra volta a Leonardo Piepoli di aumentare il ritmo, vuol dire che Simoni dovrebbe stare bene, mi sembra che la sua pedalata sia buona. Resiste ancora Caruso in ultima posizione, vedete le continue accelerazioni di Leonardo Piepoli con Sastre che sta perdendo un paio di metri, vedete adesso qualcuno qui ci lascia le penne. Perché la velocità è notevolmente aumentata, siamo intorno ai 21-22 all'ora. E ha ritrovato il passo dei giorni migliori anche Perez Quapio. Vediamo il messicano della Panaria. Siamo ormai a Candriai. Non lascia un metro nemmeno Gutierrez, nonostante i suoi 78 kg di peso. Davvero la sorpresa di questo Giro d'Italia. Gutierrez Catalunya della Fonac, mentre Cadré fa un po' fatica a ritrovare la ruota di Gilberto Simoni. Si sta assottigliando sempre più il gruppetto di testa. Fabretti, a te. È proprio così, quando abbiamo superato il...
Non ti sentiamo Alessandro, riproveremo perduto. Tra un attimo. Hanno vai. Perduto contatto Caruso, Vladimir Belli e Lopez, dunque sono rimasti davanti in sette. Scuote un po' il capo Gutierrez, vedete Vladimir Belli, Caruso e Lopez dell'Euskaltel. Purtroppo Caruso non poteva tenere quel ritmo, abbiamo visto le sue pulsazioni erano molto, era già in acido lattico e a quelle cadenze, a quella velocità non poteva assolutamente continuare. Adesso invece Sastre sta continuando il lavoro che in precedenza ha fatto Leonardo Piepoli. Molto bravi gli uomini della LAN Profondital che stanno di aiutare Damiano Cuneo. 10 giorni fa, qualcosa meno, passo Lanciano, ritmo infernale imposto da Sastre, poi l'azione di Basso. Vediamo Cunego, però obiettivamente Damiano non riesce a trovare quel ritmo da campione che aveva anche a passo Lanciano, ma che aveva soprattutto 2 anni fa. Damiano Cunego non ce la fa proprio. Belli sta cercando di rientrare, mentre Caruso è lì ormai a una quindicina di secondi, ancora più indietro Francisco Perez, e qui siamo su Pellizzotti. Con Andrea Noè, ancora più indietro Danilo Di Luca, che al pari di Damiano Cunego non riesce proprio a trovare la condizione. In alto a sinistra il gruppo di testa, sono rimasti in 7. Poi in basso a sinistra il drappello di Savoldelli con Garate e il bravissimo Rubiera. Sulla destra, attenzione, le difficoltà di Cunego. Vediamo Simoni a ruota di Piepoli. Questo è un attacco molto buono. Questa è un'accelerazione che farà male. Vedete che Basso reagisce fino ad un certo punto, Sastre non ce la fa più e Basso, senza alzarsi sui pedali, si riporta su Simoni. Simoni che attacca. Bravo Gibo, è la sua salita, tutti lo aspettavano, ci sono migliaia di tifosi in venerazione di Gilberto Simoni e grazie ad un forcing strepitoso di Leonardo Piepoli adesso sono rimasti in 4. Non ha risposto subito Ivan Basso, adesso dà il cambio a Gilberto Simoni e rimane agganciato sempre il formidabile Gutierrez. Fabretti, a te. Mi ha veramente impressionato, sono tanti anni che faccio la motocicletta, che sono qui accanto ai corridori. Beh, quel che ha fatto Ivan Basso mi ha letteralmente impressionato. Si sono staccati anche Gutierrez Catalunya e Leonardo Piepoli. Fuori gioco Julio Alberto Perezquapio. Ivan Basso ha lasciato scattare Gilberto Simoni, ha affiancato Carlo Sastre, gli ha chiesto com'è. Carlo Sastre ha detto io sono finito, ha preso e è andato con una facilità alla ruota di Gilberto Simoni, adesso addirittura avanti. Mi ha letteralmente impressionato. Basso sta andando con riserva, ha dato un'accelerazione, vedete, guardate la pedalata, sembra che sia in pianura, va via 85, 86, 87 pedalate al minuto. Molto bravo anche Gilberto Simoni, adesso per gli altri è molto difficile reagire. Anche Gutierrez adesso sta attraversando un momento di difficoltà, però non è crollato. Assolutamente, è quello che ti stavo dicendo Davide, non si è piantato. No, Gutierrez, non è uno naturalmente scalatore. Piepoli adesso dovrà restare a ruota perché c'è il proprio capitano che ha guadagnato 70-80 metri, poi Gutierrez è uno che sa gestirsi. Andiamo da Silvio Martinello. Guarda, sono proprio dietro a Gutierrez e a Piepoli e come avete detto voi la sensazione è proprio quella che Gutierrez si stia gestendo, non può rispondere agli scatti di Gilberto Simoni e all'accelerazione di Ivan Basso e quindi sale molto intelligentemente con il proprio passo. Sta salendo ora con un rapporto 39-17, 39-19 e sta contenendo il distacco mentre davanti Ivan Basso credo che stia in qualche modo anche lui gestendo la propria azione perché dà tutta l'impressione di poter staccare Simoni in qualsiasi momento. Quando va davanti Ivan Basso Simoni fa fatica. Gutierrez, ve lo ricordate anche la maielletta, con il proprio passo riuscì ad andare a riprendere Damiano Cunego e arrivò con lui. Non è uno scalatore, non può assolutamente reagire agli allunghi, agli scatti, ma sta andando talmente forte che con il suo passo perderà molto poco. Non è Emanuele Sella questo che vediamo inquadrato, ma è il messicano Julio Alberto Perez Quapio. Adesso la grafica è esatta, segnalati a 1 minuto e 5 secondi Paolo Savoldelli con Rubiera, 1:20 Cunego, a 1:40 Danilo Di Luca. Quanti chilometri ancora Alessandro alla vetta?
Mancano 7 km alla conclusione, abbiamo percorso 11 km. E notate Gutierrez, appena la strada spiana un attimo, innesta il turbo e recupera qualche metro sui due al comando, Ivan Basso e Gilberto Simoni. La superiorità di Basso, il grande cuore di Gibo Simoni, che vuole fare uno degli ultimi regali ai suoi tifosi. Vuole vincere questa tappa, non sarà facile, vedete, guardate che roba, guardate questa accelerazione di Ivan Basso, l'ho detto anche in un'altra occasione. Quando Ivan Basso si alza sui pedali vuol dire che va veramente forte, vuol dire che può aumentare il ritmo con un rapporto leggermente più lungo. Ha perso un po' contatto Gilberto Simoni. Ivan Basso sembra destinato ad involarsi anche oggi. Leroy, Ivan Basso, evidentemente teme le prossime tappe dove ci sono tante discese. L'imprevisto può essere dietro l'angolo e finché è sorretto da questa condizione vuole far vedere che il più forte del giro è lui. Che roba, è uno spettacolo, perché è veramente un piacere vederlo. Vedete questa facilità di pedalata. Andiamo da Silvio, Silvio Martinello. Ho appena superato Gutierrez e Piepoli, sempre Gutierrez che fa l'andatura, che sembra in grado naturalmente di contenere il suo distacco, come ha avuto modo di dire, appena la strada cala un po' la pendenza, naturalmente innesta un rapporto più lungo e sta recuperando, direi, in modo vistoso su Gilberto Simoni, che è rimasto solo mentre se n'è andata la maglia rosa. Eh sì, signori, siamo di fronte a un fuoriclasse. Ivan Basso gli anni scorsi aveva preferito le strade del Tour de France per fare esperienza, ma non va dimenticato che negli ultimi 3 anni Ivan Basso non perdeva le ruote di quel maestro, di quel fuoriclasse che risponde al nome di Lance Armstrong. Armstrong è andato in pensione, non vecchio, ha appeso la bicicletta al chiodo, adesso è il momento di Ivan Basso. Fa quello che vuole qui al Giro e tra poco più di un mese sarà protagonista anche al Tour de France. Cerca di tenere duro, di perdere il meno possibile Gilberto Simoni, ma sembra ormai impossibile recuperare su Ivan Basso. Fabretti, a te. Io mi trovo con Ivan Basso che continua ad accelerare, a salire sui pedali. Sto cercando di controllare dal punto di vista cronometrico quale sia adesso il ritardo di Gilberto Simoni, lo calcolo intorno ai 18 secondi. Questo è il ritardo di Gilberto Simoni in questo momento, quando mancano 6 km alla conclusione. Va, che è un piacere, è una meraviglia. Ah, che bello! Si alza sui pedali e mette giù 2 denti, si mette seduto e mette 2 denti più agile. Vedete, questa vuol dire veramente tanta, tanta, tanta forza, una grande facilità. Quando si alza sui pedali, mette un rapportino un po' più duro perché così riesce un po' a sgranchirsi le gambe. Lui può fare, mentre vedete adesso qui sulla destra la pedalata di Gilberto Simoni. Simoni che non pedala con la stessa agilità di Ivan Basso. Guardate qui, è veramente un piacere vedere quel che sta facendo adesso Ivan Basso. Silvio Martinello, a te. Sì, grande differenza tra le pedalate di Ivan Basso, che va su seduto in sella con grande agilità, invece un po' appesantita invece la pedalata di Gilberto Simoni, che si alza spesso in sella, come caratteristica degli scalatori, degli atleti che come lui hanno questo tipo di fisico. Tenta naturalmente di contenere, sta lottando con il cuore e con il carattere, ma credo che ormai sia imprendibile per lui la maglia rosa. Accelera sempre più, lo vediamo sul monitor di servizio. Adesso i nostri telespettatori stanno notando Franco Pellizzotti, che è a 1:20 dalla maglia rosa, ma imperterrito, con un rapporto agile adesso Ivan. Siamo sulle 90 pedalate al minuto. Eccolo qua. Cunego a 2:10, Di Luca a 2:30. Alessandro, quanto manca? Siamo a 12:08 dall'inizio della salita, quindi mancano 6 km alla conclusione. Sì, anche qualcosa meno. Qui Vladimir Belli. 5 km in questo momento per Ivan Basso. 5 km. Guardate solo la differenza, sì. 90 pedalate al minuto per Ivan Basso. 3 o 4 anni fa andava via 75 pedalate al minuto. Quest'anno ha fatto anche degli allenamenti speciali. Ha fatto del dietromoto in salita, proprio per velocizzare, per avere questa cadenza. Dovete sapere che
in salita e anche in pianura, più riesce ad andare agile, meno il muscolo si affatica. Poi c'è anche un'irrorazione maggiore da parte dei muscoli e quindi hanno visto, grazie anche agli strumenti che ci sono adesso, che una possibilità per andare più forte è quella di avere maggior cadenza di pedalata. Una ventina di secondi abbondanti, siamo ormai oltre i 30. In tempo reale vi diciamo quanto sta perdendo Gilberto Simoni, dunque il tentativo di Ivan Basso, iniziato ai 7 dal traguardo. Silvio, a te. Infatti Gilberto Simoni transitato da poco la posizione dei 5 all'arrivo, voltandomi vedo la sagoma di Gutierrez con invece quella più piccola di Piepoli a ruota, che si stanno lentamente ma in modo inesorabile avvicinando a Gilberto Simoni. Questo in qualche modo potrà agevolarlo nel tentativo di contenere il distacco. Tra le altre cose abbiamo visto proprio qualche secondo fa nel monito di servizio Ivan Basso prendere qualcosa dalla tasca e mangiare. Erano degli zuccheri semplici. Questa è una salita dove impiegheranno 47-48 minuti, è uno sforzo molto prolungato, qui consumano dalle 950 alle 1000 calorie in un'ora ed è per questo che Ivan Basso, nonostante manchino pochi chilometri, si è comunque alimentato con degli zuccheri semplici. Già 2600 chilometri, ecco, percorsi dall'inizio del Giro d'Italia. Vedete tranquillamente, questa sua sono degli zuccheri, sono dei gel dove c'è la possibilità per il corridore di assimilare in breve tempo zuccheri. Bjarne Riis affianca il proprio campione, non c'è bisogno di dargli consigli, sa benissimo quel che deve fare Ivan, tenere più alto il ritmo possibile. Ma che roba, è uno spettacolo. Veramente uno spettacolo. Qui siamo di fronte a un corridore che ha preparato nei minimi dettagli questo Giro d'Italia, ma li ha preparati in una maniera tale che lui nel mese di aprile, nel mese di marzo, vinceva già. Vuol dire che quando vinceva al Criterium Internazionale, quando vinceva al Circuito della Sarthe, era l'80% della condizione e adesso si avvicina al 100% e non c'è paragone tra lui e tutti gli altri. Oltretutto gli hanno messo a posto anche la schiena, perché in seguito a una caduta di qualche anno fa al Giro del Mediterraneo ha scoperto Ivan di non avere una posizione ideale in bicicletta, è andato da un osteopata, si è fatto raddrizzare la colonna vertebrale. Sono dettagli, per carità, però alla fine questi dettagli fanno la differenza. La situazione, Ivan Basso da solo imprendibile, ormai 3 km 800 metri per lui, Gilberto Simoni in alto a destra, insegue a 45 secondi e poi Gutierrez e Piepoli. Silvio Martinello, a te. Sta transitando ora in meno 4 dall'arrivo Gilberto Simoni, si è stabilizzato il suo vantaggio nei confronti di Gutierrez e di Piepoli. Gutierrez si è avvicinato un pochettino nella parte qualche centinaio di metri fa che la strada spianava, quindi ne ha approfittato, le sue lunghe leve, ha innestato un rapporto più lungo e si è avvicinato a Gilberto Simoni. Ora Gilberto ha ripreso un po' più di vantaggio quando le pendenze sono aumentate. Tu prima hai parlato di questi nuovi accorgimenti, si reca spesso proprio a Forlì da Fabrizio Borra, che gli ha consigliato tutte queste tecniche per migliorare proprio la postura. Bisogna dire anche una cosa, che lui quest'anno ha fatto degli allenamenti speciali in piscina per migliorare l'equilibrio, proprio per colpa di quella caduta che tu hai citato prima. Al Giro del Mediterraneo era molto giovane Ivan, aveva la maglia di leader, una banale caduta all'ultimo chilometro, andò a sbattere con la faccia contro le transenne, ma poi ne subì anche la schiena. Sembrava tutto a posto, invece con degli esami accurati si scoprì che non tutto era ancora risolto, per dire della meticolosità con cui Ivan Basso ha preparato questo appuntamento. E non sarà l'unico della stagione, lo ripetiamo, Ivan tenterà la doppietta Giro d'Italia e Tour de France. Intanto un aggiornamento sui vantaggi, Perez Quapio insegue a 1.40, poi Belli a 2 minuti, molto più indietro tutti gli altri, da Cunego a Savoldelli a Danilo Di Luca. Guardare quelle immagini non servono commenti, vedere la faccia di Simoni che sognava di vincere qui sul Bondone, è stato coraggioso nell'essere il primo ad attaccare.
ha mostrato il fianco, Basso lo ha seguito senza alzarsi sui pedali, gli ha dato qualche cambio e alla fine se n'è andato. Comunque molto bravo Gilberto Simoni, ah, perché comunque meno forza, meno capacità. Tutto cuore, Davide. Tutto cuore qui. Sì, ma nel Giro d'Italia, nel ciclismo, il cuore è importante. A volte ti permette di vincere, altre volte ti permette comunque di perdere con onore, perché in questo momento Gilberto Simoni sta perdendo, ma con grande onore. Il primo degli umani. Gilberto Simoni guadagnerà sicuramente su Vladimir Belli, su Travoldelli e potrebbe al termine di questa tappa salire nella zona podio. Andiamo a seguire questo drappello di staccati dove c'è Damiano Cunego. Ecco, adesso qui mi sembra di vedere Armstrong, perché adesso va via 95 pedalate al minuto. Guardate che roba. Adesso si è formato un gruppetto, pensate, a oltre 3 minuti e 20, all'interno del quale ci sono Cunego e Danilo Di Luca. Savoldelli 2.40, Cunego 3.20, resiste Gutierrez che perde un minuto dalla maglia rosa. Strepitoso, strepitoso Basso. Gilberto Simoni che può guadagnare qualche una posizione in classifica generale. Lui questa mattina era quinto, davanti a sé aveva Belli, Savoldelli e Gutierrez, più naturalmente Ivan Basso. È una passerella e anche i tifosi di Gilberto Simoni applaudono Ivan. C'è profondo rispetto nei confronti di questo ragazzo, educato, gentile, parla sempre in maniera moderata. A dir la verità è una settimana che dice sempre le stesse cose, ma lo comprendiamo, perché lo smacco dell'anno scorso è indimenticabile per lui, ancora non lo digerisce, non e lo... quindi vuole procedere giorno per giorno verso questa sua magnifica cavalcata a Milano, verso Milano. Ma è giusto così, perché il giro è nelle sue mani, però il giro finisce a Milano. È una banalità quella che ho detto, però non si sa mai in una corsa a tappe di 3 settimane. Sta di fatto che dall'inizio del giro Ivan Basso sta letteralmente dominando la scena, fortissimo in salita, straordinario a cronometro, non c'è gara tra lui e tutti gli altri. Intanto appunto basta vedere Simoni, basta vedere Cunego, basta vedere Savoldelli, Di Luca, la difficoltà, la fatica che stanno facendo. Molto bravo anche oggi Piepoli, che ha cercato comunque di aiutare il proprio capitano, però non è riuscito a portarlo in cima al bondone prima di tutti gli altri. Altra categoria, Ivan Basso. E noi siamo... Dovrebbe partecipare, no, in una classifica a parte per quello che sta dimostrando. Or category, esatto. Silvio, a te, Silvio Martinello. Mi trovo sempre alla ruota di Gilberto Simoni, naturalmente non vi sto qui a raccontare dell'entusiasmo dei suoi tifosi, della sua gente nel momento in cui lui passa. C'è una cattiva notizia, se vogliamo, per lui, il fatto che Gutierrez si sta avvicinando. Evidentemente Gutierrez si è gestito bene per tutta la salita e ora, quando siamo a meno 2 con Gilberto Simoni, mi volto e Gutierrez non avrà più di 30-40 metri di ritardo da Gilberto Simoni e sta tentando veramente di andarlo a raggiungere. Eh sì, Gilberto Simoni quel fuori giri lo ha portato a perdere adesso secondi nei confronti di Gutierrez e Piepoli, mentre Ivan Basso ormai arriva a 1400 metri dal traguardo, quindi ci avviciniamo all'ultimo chilometro. 1.20 il vantaggio di Ivan su Gilberto Simoni. Ormai anche questi rilevamenti cronometrici hanno un valore relativo. Adesso Simoni deve lottare per mantenere almeno la seconda posizione. Ora 1,2 km per Ivan Basso. Una motocicletta. Due motociclette. Che cerca di proteggerlo proprio dai tifosi. Entra già nella zona transennata. Si avvicina al quarto successo al giro dopo i due dell'anno scorso. La tappa di Passo Lanciano.
è quella di oggi. Ormai nessuno può togliergli questa soddisfazione, questa ennesima prova di superiorità. Eccolo qua, ultimo chilometro. Qui le pendenze sono un filo più tenere, 5-6%. Potrebbe essere di giovamento a Gilberto Simoni. Tutta grinta Gilberto. Non è ovviamente quello del 2003, quando era lui a fare la differenza in salita. Gli anni passano per tutti, ma ribadiamo, tanto di cappello per quello che è riuscito a fare Gilberto Simoni, per il coraggio con cui ha affrontato questa salita, facendo prima lavorare la squadra e poi ordinando a Piepoli l'accelerazione. Non aspettava altro Ivan Basso, l'accelerazione di Piepoli ha fatto fuori Sastre, era l'ultimo uomo per Ivan. Poi la maglia rosa. Dunque, di un altro pianeta, se n'è andata tutta sola. Si conferma Gutierrez come grande sorpresa di questo Giro d'Italia, ma oggi dobbiamo notare purtroppo la resa incondizionata di Savoldelli e Damiano Cunego. Adesso vediamo Gutierrez, la pedalata decisamente diversa rispetto a quella di Ivan Basso, che ormai è a 500 metri dal traguardo, dalla vittoria. È comunque un bel corridore Gutierrez. Molto. Sì, esploso un po' tardi, caparbio, sa gestirsi, non si lascia prendere dal panico. Forza Gibo, almeno il secondo posto cerca di mantenerlo. Silvio, dove ti trovi? Ultimo chilometro per Gilberto Simoni, che guardate, è uno spettacolo vedere il carattere con il quale sta appunto tentando di conquistare questo secondo posto. Si è voltato, si è accorto che Catalunya, che Gutierrez Catalunya stava reagendo e ha avuto anche lui una reazione, si è alzato sui pedali, uno scatto ulteriore e veramente con il carattere e con il cuore a 800 metri dall'arrivo credo che ormai il secondo posto possa considerarsi suo. A 300 e 150 metri di margine ancora Gilberto Simoni, il primo dei normali contro quel mostro, quel fuoriclasse che risponde al nome di Ivan Basso. Signori, ancora 200 metri. Terminata l'era Armstrong, si entra nell'era di Ivan Basso. Questo ragazzo potrà regalare al nostro paese ancora tante, tante soddisfazioni, non solo sulle strade del Giro, ma anche e soprattutto sulle strade del Tour, la palestra più impegnativa, più difficile, più prestigiosa. Ivan Basso, primo sul bondone, 4 ore e 50 di gara. Non ha nemmeno bisogno di voltarsi dietro, sono tutti staccatissimi. Ivan Basso, dominatore assoluto. Silvio, raccontaci le ultime pedalate di Gibo. 400 metri all'arrivo per Gilberto Simoni, vi assicuro che sta spingendo veramente con il carattere, con il cuore, si vede che ormai è stanchissimo, che non ce la fa più, ma dietro mi volto e Gutierrez anche lui che si muove con le spalle, una pedalata molto appesantita anche la sua. Gilberto Simoni con i denti sta conquistando questo secondo posto, 300 metri all'arrivo. Bravo, si è difeso, addirittura guadagnato qualcosa negli ultimi due chilometri Gilberto Simoni. Sì, Gutierrez adesso è lui un po' in difficoltà. La media di Ivan Basso in salita 22.700, 22.700 per fare questi 17 chilometri 500 metri. Ce la fa Gibo per la seconda posizione. Aveva un primo e 20 ai due chilometri dal traguardo, ha mantenuto il distacco, forse ha guadagnato qualcosa, si alza sui pedali, non ce la fa più, ma è sostenuto da un carattere e da una forza rare, acclamato dai suoi concittadini. Gilberto Simoni, 1.27 il ritardo da Ivan Basso. Lo sprint per la terza posizione tra Piepoli e Gutierrez. Piepoli va a togliere la buona a Gutierrez. Gutierrez non è tanto contento perché non gli ha dato nemmeno un cambio, però Piepoli fa il gioco di Gilberto Simoni e quindi è riuscito a
strappare anche gli 8 secondi di abbuono. Chiediamo un attimo di pazienza ad Alessandra De Stefano, che è con un raggiante Bjarne Riis, il team manager della formazione CSC, quella di Ivan Basso. Adesso andiamo a controllare. Arriva Gadré. Non male. Gadré della G2R, ex biker. Molto leggero anche lui. Pesa 56 kg Gadré. È vicino al traguardo. Poi Julio Alberto Perez Quapio. E qui siamo su Savoldelli, sul gruppetto di Savoldelli, mentre sta andando Gadré con Perez Quapio ad una trentina di metri. Se Savoldelli dovesse perdere più di 2 minuti e mezzo da Gilberto Simoni, perderebbe la terza posizione. Ma era già all'ultimo chilometro Paolo Savoldelli, quindi dovrebbe mantenere un posto provvisorio sul podio. Qui c'è Efimkin, molto bravo anche il russo della Caisse d'Epargne. Arriva Bellizzotti. Era il settimo della classifica generale, mentre sta arrivando Vladimir Belli, detto Belù. Bravo anche lui. Si è staccato dopo la progressione di Piepoli, ma non è andato alla deriva, anzi. Bellizzotti, 3 primi e 24, hanno perso 2 minuti da Gilberto Simoni. La mantiene, ma per poco, la terza posizione Paolo Savoldelli. Arriva staccato di 3 primi e 30 secondi. C'è anche Victor Hugo Peña in questo drappello. C'è il corridore della Euskaltel Lopez Garcia e c'è Andrea Noè. A questo punto il vantaggio di Basso su Gutierrez è di 5 minuti e 24 secondi, mentre... Guarda chi c'è qui, Davide, Ulrich, l'ha fatto il test, l'ha fatto. Non è andato male, assolutamente no. Tutto questo in prospettiva Tour de France, e là saranno scintille. Simoni nel frattempo ha guadagnato una posizione, adesso è quarto, Simoni quarto nella generale. Vedete Damiano Cunego scortato da Paolo Tiralongo e da Marzio Bruseghin. Sia il siciliano che il veneto avrebbero potuto probabilmente staccare Cunego, ma sono rimasti accanto al loro capitano. Arriva anche Danilo Di Luca con un ritardo di 4 primi e 28 secondi da Ivan Basso. Cunego 4 e 38. Cercano di consolare il principino veronese. Oggi davvero non c'è stata partita. Ivan il terribile, sempre di più, il capo del Giro d'Italia. A 7 chilometri dal traguardo era già da solo e li ha letteralmente abbattuti uno dopo l'altro. Grande cuore per Gilberto Simoni, secondo sul suo Monte Bondone. Grazie per l'attenzione, restate con noi, adesso processo alla tappa con interviste e rivisitazioni di questa bellissima frazione. Ivan Basso,